L'Università di Bergamo si piazza al 34esimo posto nell'annuale classifica degli Atenei italiani, redatta dal Sole 24 Ore, una classifica guidata ex aequo da Verona e Trento, che vede il nostro Ateneo risalire ben 15 posizioni rispetto allo scorso anno. Per parlare anche di questo vi presento l'ospite in studio questa sera, un benvenuto a Sergio Cavalieri. Buonasera. Professore presso il Dipartimento di Ingegneria, coordinatore scientifico del progetto Bergamo 2.035. Grazie di aver accolto il nostro invito, buonasera. Come leggere questi dati che sicuramente danno grande soddisfazione alla città? Esatto, soddisfazione alla città e direi anche soddisfazione al corpo docente e al personale tecnico amministrativo per gli sforzi prodotti in questi anni e quindi che vengono ripagati da questa classifica. Quindi sicuramente un elemento anche a tendere molto positivo, quindi vediamo anche il trend da questo punto di vista. Fa ben sperare anche, se vogliamo utilizzare un termine sportivo, anche sulla possibilità di scalare le classifiche anche per gli anni prossimi. E sicuramente anche un momento per noi anche per valutare anche quali sono le aree di eccellenza nelle quali è opportuno potenziare ulteriormente le attività e quali sono le aree delle quali migliorare, quindi quali sono le aree sulle quali fare delle azioni di miglioramento. Beh, due aree di eccellenza ci sono sicuramente, riguardano: uno è che siamo terzi in classifica come Ateneo Bergamasco per quanto riguarda l'occupazione degli studenti successivamente alla laurea, e poi c'è questa mobilità internazionale che è un po' il fiore all'occhiello dell'Università di Bergamo. Assolutamente, direi che innanzitutto il fatto che siamo terzi dopo Politecnico di Milano e Brescia, che fra l'altro hanno dei corsi in gran parte a numero programmato, quindi noi siamo fra l'università generalista e quella che sicuramente garantisce da questo punto di vista il maggior numero di occupazioni, il tasso di occupazione da parte degli studenti a un anno, è un elemento di vanto, perché poi alla fine sappiamo la prima missione dell'università è quella di educare, formare i nostri ragazzi perché possono poi trovare degli sbocchi professionali molto adeguati, quindi questo è un elemento sicuramente di vanto. L'altro elemento è la mobilità internazionale sulla quale abbiamo investito negli scorsi anni, continueremo a investire grazie anche a una serie di accordi internazionali che abbiamo con diverse università straniere. E poi c'è un altro aspetto non trascurabile, insomma, quello della ricerca. A proposito di ricerca, proprio oggi ai Lab Chilometro Rosso è iniziata la 20ª edizione della conferenza internazionale sull'innovazione, l'ingegneria e la gestione della tecnologia. E quindi questo è un punto importante. È un ulteriore elemento di come Bergamo possa diventare anche il centro nevralgico anche dell'attività di ricerca a livello internazionale, grazie alla collaborazione con attori del territorio, nel caso specifico con Italcementi, il laboratorio ILAB. Abbiamo in questo momento, stiamo accogliendo in questi tre giorni esponenti del mondo industriale e scientifico da tutto il mondo, abbiamo più di 250 partecipanti, si discute dell'innovazione responsabile, come quindi innovare nelle aziende in maniera responsabile e sostenibile. Quindi questa è un'occasione per noi sicuramente di rendere Bergamo, anche dal punto di vista turistico, perché no, un elemento anche di attrazione per la comunità scientifica. Un'altra giornata importante sempre per l'università riguarda la premiazione degli studenti meritevoli che riceveranno le borse di studio previste dal progetto Porte Aperte al Merito. Sentiamo quanto ci ha detto a tal proposito Emilio Zanetti. Porte Aperte al Merito significa il riconoscimento del valore agli studenti che hanno conseguito all'esame di maturità una votazione non inferiore a 95 centesimi e che vengono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. La Pro Universitate Bergomensi concorre con 100.000 euro per questa lodevole iniziativa. Si accompagna a tante altre iniziative che la Pro Universitate ha sviluppato in questi anni e verrà annunciato anche una nuova formulazione del prestito d'onore oggi. Questo dimostra ancora una volta quanto è importante anche la relazione tra l'università e il territorio. Assolutamente, devo dire che questo è un punto sul quale stiamo lavorando tutti quanti per cercare di aumentare, soprattutto anche il grado di attrattività della nostra università, uno degli elementi su cui stiamo lavorando verso studenti italiani e stranieri, attraverso, come dicevo prima, il percorso di internazionalizzazione e dando le borse di studio ai studenti più meritevoli. Quindi in quest'ottica qui naturalmente stiamo lavorando in maniera molto, molto, stiamo facendo una serie di investimenti, in particolare con un aspetto che tengo a precisare, il fatto che una delle cose più importanti, l'aspetto più importante della nostra università è la relazione col territorio, e questo è qualcosa che molto spesso le classifiche non sottolineano, non valorizzano adeguatamente. Possiamo dire che Bergamo è città universitaria? Assolutamente sì, su questo ci stiamo lavorando anche con una serie di progetti che abbiamo in corso anche con un'università prestigiosa come quella di Harvard all'interno del programma Bergamo 2035. Grazie, grazie professor Sergio Cavalieri di essere intervenuto nel nostro telegiornale. Noi proseguiamo.